Gentili telespettatori, ben ritrovati. Ogni zona del Veneto ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Nel caso di Campo San Martino si fa il risotto con la birra e la birra con la zucca. Ma riuscite a capirne qualcosa? Allora saltiamo su in bicicletta e vediamo dove ci portano le splendide piste ciclabili di Campo San Martino. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Ida, bentornata a Campo San Martino. Grazie, è un piacere per me ritornare a Campo San Martino, specialmente in autunno con questi splendidi colori e un'altra volta in bicicletta. Colori magici che nel periodo autunnale si vengono valorizzati soprattutto in bicicletta. Quindi invito tutti a venire a Campo San Martino anche in bicicletta. Come amministrazione ci teniamo molto ai ciclisti, abbiamo fatto anche delle regole particolari che prevedono il sorpasso a 1,5 metri da loro per la loro sicurezza. E recentemente abbiamo distribuito a tutti i bambini delle elementari dei caschetti da bici. I ciclisti a Campo San Martino sono ben tutelati. Certo, le piste ciclabili sono due quelle importanti a Campo San Martino. Sì, la pista ciclabile che costeggia il fiume Brenta e la pista ciclabile dello Stiglia, entrambe importanti e ben frequentate in tutti i periodi dell'anno. Certo, quindi si può viaggiare per queste, pedalare per queste piste ciclabili, ma poi cosa si può andare a vedere a Campo San Martino e cosa si può andare ad assaporare nei ristoranti di questa splendida terra, perché è terra anche di cucina, ma non solo di cucina, anche di vino e di birra. Vino e birra, tutti i prodotti nel posto a chilometro zero e anche particolari e speciali. Abbiamo il risotto con la birra, abbiamo la birra con la zucca e altre specialità da gustare. Ma non abbiamo mai sentito una cosa del genere, allora vogliamo andare a vedere subito come si produce questa birra con la zucca e come si fa a fare un risotto con la birra. È tutto un mistero. Non ci resta che prendere le biciclette e andare a vedere sul posto. Allora, in questa splendida giornata di sole, io direi che è proprio il caso, perché dopo una bella pedalata ci vuole anche una bella mangiata. Ed eccomi con Marco Bisarello, assessore del comune di Campo San Martino, nonché appassionato di ciclismo e della bicicletta, dove qui, Marco, tu trovi il tuo mondo per poter dar spazio alla tua passione. Certo Ida, come hai detto tu, questa è una passione che mi viene dai miei genitori. Quando ho il tempo cerco di praticare un po' di ciclismo, anche per stare all'aria aperta e fare un po' di attività fisica. Ecco, alle nostre spalle il Ponte della Vittoria, che si può raggiungere attraverso una di queste piste ciclabili. Esatto, il Ponte della Vittoria, quest'anno giorno fa abbiamo festeggiato il centenario proprio di questo ponte, da quando è stato realizzato per la prima volta. È chiaro che questo che vedete non è lo stesso ponte che era stato realizzato nel 1921, ma è un ponte nuovo. Ma noi andiamo subito a scoprire la storia del ponte che è stato realizzato nel 1921 e l'andiamo a chiedere a Bruno Onorelli. Novecentoventuno-2021, 100 anni dall'inaugurazione, buongiorno Bruno, certo. Di questo ponte. Ciao, ma prima c'era un altro ponte, sì. E una bella storia da raccontare, vero? Sì, non era proprio un ponte, era un traghetto che è durato secoli e secoli, forse 7-8 secoli. Cosa serviva questo traghetto? Per una cosa importante? Per trasportare al di là dell'altra riva, diciamo così, tra le due rive, persone, ma anche merci, animali. So che è in uscita per fine anno suo libro proprio sul ponte della Vittoria. Sul ponte della Vittoria, perché così era un'idea che avevo da tanto tempo e poi il signor sindaco qua di Campo San Martino mi ha diciamo così incoraggiato, mi ha sostenuto, diciamo così, e così per fine anno, ecco, uscirà rappresenta questo libricino di più o meno 100 pagine. Il titolo Quel giorno sul ponte della Vittoria. Bello riscoprire non solo le tradizioni ma anche la storia vera, certo, di quel che è successo quel giorno. Quel giorno, sì. Certo, infatti quel giorno, il titolo, Quel giorno sul ponte della Vittoria. Parlo
fondamentalmente di quello che è successo quel giorno, diciamo, no? E poi nell'ultimo capitolo faccio la storia degli ultimi 100 anni. Presente in molte delle religioni moderne come bevanda sacra, a Campo San Martino si produce la birra, dove tutto nasce così. Stefano, tutto nasce così a Campo San Martino. Esattamente sì. La birra nasce da questo ingrediente base, che è orzo, che viene trasformato in malto. Il procedimento? Il procedimento della trasformazione? L'orzo viene fatto germogliare, prima di germogliare viene fatto essiccare e a seconda dell'essiccazione viene fatto asciugare e viene trasformato in malto, che può essere un malto base, un malto caramellato, un malto scuro se viene tostato. Il passo successivo? Il malto viene macinato attraverso il mulino e poi viene portato a spalle nel tino di miscelazione. Allora andiamo a vedere subito il tino di miscelazione. Benissimo. Nel tino di miscelazione avvengono cosa? Avvengono le trasformazioni dagli amidi in zuccheri, che ci servirà poi per trasformare gli zuccheri in alcol e quindi produrre la birra. Dietro abbiamo un altro tino che è diverso. Dietro abbiamo il tino che, quando andremo a separare la parte solida dalla parte liquida, trasporteremo la parte liquida nel tino di bollitura, che poi ci servirà per far bollire il mosto, dove verrà inserito anche il luppolo per dare l'aroma e l'amaricante. Appunto, quando la bollitura termina, il mosto viene trasferito tramite una conduttura fissa in acciaio, viene trasferito a uno di questi serbatoi, dove cosa avviene? Avviene l'aggiunta del lievito, che farà trasformare gli zuccheri in alcol. Quindi da quel punto avremo, dal mosto, arriveremo ad avere birra. Birra come? Birra ad alta fermentazione, birra a bassa fermentazione. Due tipologie diverse, una è un po' più profumata, che è quella ad alta fermentazione, una più maltosa, che è quella a bassa fermentazione. È vero che voi qui producete una birra alla zucca e poi la birra alla castagna, ma io non ho mai sentito niente del genere, com'è possibile? Stagionalmente produciamo delle birre diverse, in autunno produciamo una birra con la zucca e una birra con la castagna. Ma cosa vuol dire che il profumo sa di zucca, che il sapore sa di zucca? Cosa vuol dire? Che il sapore sa di zucca. La zucca viene inserita nella miscelazione, viene prima cotta la zucca e poi la inseriamo nel mesh quando facciamo la miscelazione, la divisione tra il malto e il solido e il liquido. Quindi gli dona quella sua caratteristica della zucca, quindi il dolce della zucca. Stefano, quali sono i piatti tipici che tu presenti ai turisti della zona? Allora, uno dei piatti tipici che noi presentiamo è il risotto alla birra rossa, quindi un risotto che viene sfumato con della birra e dal gusto finale molto intenso da birra leggermente amarognolo. Certo, a seconda delle stagioni cambiano i piatti. Assolutamente sì, proponiamo, oltre al risotto, proponiamo anche delle pizze stagionali. In questo momento stiamo proponendo le pizze con la zucca. Ma io ho sentito parlare anche di un piatto tipico di stagione, delle penne affumicate. Affumicate a cosa? Affumicate sempre con la birra, con del bacon, con delle spezie. Quindi un piatto molto ricco autunnale, finito con un po' di formaggio di scamorza sopra. Con Luciano Sandonà. Buonasera Luciano. Buonasera Ida e bentornata a Campo San Martino. Il tuo paese. Il mio paese e anche un paese dell'Alta Padovana, insomma, che ti accoglie sempre molto volentieri. Certo, la birra artigianale, una sì. Birra sempre più richiesta. Sempre più richiesta nel mercato, non solo di giovani, ma che trova sempre un maggior apprezzamento da parte del pubblico. Noi abbiamo messo in moto una legge regionale 2 anni fa, che è stata
approvata e che mette in evidenza appunto tutti i birrifici artigianali che ci sono nel Veneto. Dà una forza e li mette così in primo piano, in vetrina, perché poi con i birrifici artigianali si provano anche nuove birre con nuovi sapori, nuovi profumi, e insomma sta nascendo un mercato che è davvero importante. È un territorio da scoprire, da vedere, da vivere, come dici bene tu. Il territorio è attraversato dal Brenta e che ha anche delle altre caratteristiche. Abbiamo bellissimi pezzi di pianura, abbiamo l'Ostiglia, la pista ciclabile Ostiglia, che abbiamo messo in evidenza. È un bellissimo posto per passare anche weekend, un fine settimana, a farsi una passeggiata, una biciclettata anche in compagnia. Certo. Allora sai cosa facciamo, Luciano? Noi usciamo da qua. Sì. E usciamo io e te in bicicletta e andiamo a farci un altro bel giro e andiamo a vedere dove ci portano le vostre piste ciclabili, va bene? Va benissimo. Sindaco, è pronto anche lei per venire via con noi qui a Campo San Martino? Sono qui che vi stavo aspettando, Ida. Campo San Martino, una terra ricca di ottima, buonissima birra, ma anche eccellente vino. Allora andiamo a vedere le vostre cantine qui del territorio, ma Sindaco, non abbiamo tempo di presentarle al nostro pubblico in questa puntata. Cosa facciamo? Ci diamo naturalmente appuntamento per la prossima puntata. Naturalmente, ci vediamo prestissimo, Ida. Allora non ci resta altro che dare il nuovo appuntamento ai nostri telespettatori. Li aspettiamo tutti quanti alla prossima puntata di Itinerari Turistici qui a Campo San Martino. A prestissimo.